Va bene, eccoci qua. Allora, il tema di questa settimana e l'esercitazione della prossima, chiaramente, riguarda l'estensione di quanto sappiamo o abbiamo cominciato a fare sul livello presentazione delle applicazioni web, quindi con le GSP. L'estensione, dicevo, ha la possibilità di accedere a informazioni presenti in una base dati relazionale, in un database, no? Di fatto non esiste sito al mondo, non inutile, che non abbia la necessità di memorizzare informazioni con un livello di persistenza maggiore di quello della sessione utente, no? Database serve essenzialmente per due grossi motivi, e nelle applicazioni web sono sempre presenti entrambi. Uno è la possibilità di memorizzare dei dati a tempo indefinito. Finora abbiamo imparato nel nostro data model, no? Nel livello model dell'MVC, abbiamo imparato a memorizzare i dati all'interno dei bin. I bin però sono delle classi che vivono fin tanto che il container le lascia vivere. Nel senso che se sono bin di sessione, durano per la sessione dell'utente, se sono bin di applicazione, non vengono distrutti esplicitamente, ma quando l'application server viene riavviato perdono comunque le informazioni. Mentre invece noi abbiamo il desiderio di avere delle informazioni che siano persistenti, ossia ricordate per sempre. Quindi primo, questo è uno dei motivi per cui il livello database si chiama molto spesso anche il livello di persistenza dei dati. C'è un posto in cui i dati una volta messi rimangono. Poi c'è il secondo grande motivo, che è quello della dimensione. Tutti i dati che abbiamo memorizzato nei bin del nostro application server sono dati che risiedono in memoria, nella RAM del calcolatore. E la memoria ha una capacità limitata, quindi non si può pensare di tenere memorizzati in RAM gigabyte di informazioni. Perché altrimenti la memoria, appunto, che ha della dimensione di qualche gigabyte, verrebbe saturata da questi dati, e quindi non sarebbe, diciamo così, più disponibile per l'applicazione. E ci sarebbe comunque un limite massimo, no, alla quantità di dati dato dalla capacità di memoria. Mentre invece gli hard disk, lo sappiamo, che ragionano su ordini di grandezza dal terabyte in su come capienza, quindi stiamo parlando di 1000, 10.000, 100.000 volte più grande rispetto alla memoria. Allora, questo fa sì che le applicazioni web, nella generazione di ogni pagina, nel gestire ogni pagina, dovranno quasi sempre andarsi a confrontare con delle informazioni che il container non ha, informazioni che in realtà sono memorizzate in un database. Allora, la prassi normale è quella di avere a questo scopo un database di tipo relazionale, no? SQL. Anche se ultimamente, soprattutto alcuni tipi di siti molto specializzati, no, dal punto di vista applicativo, pensate a Twitter, no, per citarne uno, che ha un modo di funzionare parecchio strano, parecchio atipico, no, perché lui deve mandare pochi messaggi, tutti dello stesso tipo, però a grandissimi numeri di persone. Allora, per questo modello operativo un database relazionale diventa poco efficiente, perché avresti un'unica grossa tabellona con tutti i messaggi, con degli indici che sarebbero molto costosi da aggiornare quando la tua tabella comincia a essere di qualche milione di righe, no? E deve essere aggiornata a una frequenza così alta. E allora, di fatto, in alcuni contesti specializzati stanno nascendo dei database cosiddetti, c'è un movimento che si chiama NoSQL, quindi database non basati su SQL, ma su altri modelli di programmazione che non sono quello relazionale. Nel campo enterprise normalmente questo non avviene ancora, no? Si predilige sempre l'adozione in campo enterprise di tecnologie consolidate, no? Pagando magari un po' di più in prestazioni, ma sei sicuro che, diciamo, il database relazionale sarà ancora qua tra 20 anni, mentre i vari prodotti open source NoSQL non sappiamo tra 10 anni se saranno ancora in voga, se saranno ancora mantenuti, eccetera, no? Quindi al momento lo accenno così per dire non è l'unico tipo di
persistenza che possiamo avere un database relazionale, ma è quello, diciamo così, che ha le maggiori garanzie di solidità e robustezza. Quindi il percorso che faremo sarà, prima vedremo, e questo è un argomento generale, come si può da un programma scritto in Java accedere ai contenuti di un database. E accedere ai contenuti di un database significa effettivamente, essenzialmente lanciare delle query, delle interrogazioni. Qual è la modalità? Qual è la libreria JDBC? Che cosa fa? Come si usa per poter fare queste operazioni? Quindi questo sarà il primo passaggio. Il secondo passaggio sarà capire come questo si trasla nel contesto JSP. Vabbè, vuol dire che avremo un template di codice e lo useremo nel nostro JSP. Ma soprattutto, come estenderemo, come vorremmo estendere il modello MVC per inserire questo accesso al database in un modo architetturalmente pulito. E quindi impareremo un altro pattern che si affianca all'MVC con cui poi lavoreremo. Quindi, imparare ad accedere al database, imparare ad accedere da dentro JDBC, quindi che sottotitolo, quali sono le complicazioni che Tomcat aggiunge, e poi invece ragioneremo, una volta imparato il rudimento, quindi faremo prima una pagina che sarà di nuovo spaghetti code, e poi da lì capiremo, dove, qual è il posto giusto per fare le varie cose. E quindi impareremo a farlo in modo architetturalmente preferibile, diciamo così, stabile. In parallelo a tutto questo, il quarto punto è cominciare a prendere dimestichezza poi con un database con cui lavoreremo. Noi usiamo in questo corso MySQL e quindi impariamo a installarlo su queste macchine. Dalla settimana prossima userete anche in laboratorio. Quindi operativamente quali sono, c'è un'interfaccia di gestione, non avete mai usato MySQL, vero? Avete usato Oracle, se non sbaglio, nei corsi di base dati, forse. Ok, non rispondete, è meglio. E quindi, diciamo così, anche vedremo qualche aspetto pratico che poi riprenderemo chiaramente in laboratorio. Allora, partiamo dal punto di partenza. Immaginiamo di avere un'applicazione Java da qualche parte e un database da un'altra parte che contiene delle informazioni a cui l'applicazione Java vuole avere accesso in lettura e in scrittura. Allora, l'accesso avverrà sempre e comunque attraverso l'invio di istruzioni scritte in SQL. Quindi noi non vediamo mai le tabelle del database, non vediamo mai i dati. Noi mandiamo una query e ci facciamo dare indietro il risultato di questa query, di questa interrogazione. Che questa query sia una select mi darà indietro dei dati, se la query è un insert o un update, modificherà i dati del database e non mi ritornerà nulla, se non la conferma che è stata eseguita correttamente. Quindi in realtà tutto il meccanismo, la libreria JDBC, il meccanismo di accesso ai database è un modo, il più possibile standard, per mandare le query dall'applicazione nostra al database server che vive da qualche parte. Quindi noi, diciamo così, la parte importante sarà questo punto 2 in cui dice quali sono i passaggi pratici che useremo un po' come, diciamo così, checklist, no? Per implementare le nostre applicazioni. Poi oggi, diciamo, ci fermeremo qua al punto 2, più avanti impareremo altre due tecniche che permettono di avere prestazioni migliori, però, ma non impariamo tutto insieme, altrimenti ci confondiamo. Ok, JDBC che cos'è? È una tecnologia che noi impariamo nel contesto delle pagine JSP, ma vale in generale in Java. Noi la usiamo per accedere ai dati presenti in un server relazionale, quindi con linguaggio SQL, e faremo in modo che i risultati della query SQL possano essere utilizzati per creare le nostre pagine HTML. A differenza di molti, ci sono diversi approcci per accedere al database. Il punto di partenza è che i database relazionali condividono tutti il modello concettuale di base, cioè il modello relazionale. Condividono tutti
in buona parte il linguaggio di interrogazione SQL, e dico in buona parte perché poi in realtà le varianti dell'SQL differiscono un pochino poi da database a database, se prendo MySQL, se prendo Postgres, se prendo Oracle, se prendo l'IBM, se prendo il Microsoft, hanno parecchie variazioni, parecchie differenze nel modo in cui implementano soprattutto le parti un pochino più avanzate dell'SQL, ma diciamo così, di base c'è un buon sottoinsieme del dialetto comune. Ciò che non hanno per nulla standardizzato è il modo con cui un programma può accedere al database. Cioè non esiste l'HTTP del database, per cui c'è un protocollo unico, mi collego a quella porta, mando i comandi. Se io faccio una richiesta HTTP, che dietro ci sia un server Apache, che ci sia un server IBM, che ci sia un server Microsoft, sempre HTTP è. Perché c'è un protocollo di trasporto che è definito e standardizzato. Con i database no. Ciò che è definito è il linguaggio di query e il modello concettuale, ma non il protocollo di trasporto. Come fare la connessione, come dare la password, quindi come essere autenticati, come scegliere il database all'interno del quale lavorare, come mandare la query, come ricevere i dati, sono tutte questioni, a livello, come codificarle, no? Come anche charset, tutte questioni, noi potremmo dire di basso livello, ma che ogni fornitore di database implementa in un modo completamente diverso. Cosa hanno fatto i progettisti di Java? Hanno detto, va bene, è così. E allora noi creiamo uno strato uniforme, no? Un'interfaccia unica, all'interno della quale si possono innestare diversi connettori che sono in grado di parlare con i diversi tipi di database, in modo da minimizzare l'impatto sull'applicazione di quella che è la differenza operativa tra database e database. Quindi si sono inventati un'architettura a più livelli, che qua è riassunta, in cui si disaccoppia l'applicazione Java rispetto alla parte di basso livello che oggi impareremo a conoscere, la si disaccoppia attraverso un API, no? Un'interfaccia, una serie di chiamate standard. Per cui la nostra applicazione dovrà fare sempre le stesse chiamate, le chiamate che faremo saranno identiche, indipendenti dal database che utilizzeremo. Quindi noi lavoreremo con MySQL, ma se sappiamo che la nostra applicazione un domani dovrà andare a finire, che ne so, su un server Oracle, l'applicazione Java di fatto non viene modificata. Se non in due punti. Uno, in quella che chiameremo la stringa di connessione, ma però è una stringa unica a livello di applicazione che dice a quale database devo collegarmi. E due, la sintassi SQL quando questa differisca tra i vari database. Quindi se io faccio una query, soprattutto i casini saltano fuori con le date, con i trigger e cose di questo genere, cose un pochino più avanzate, e allora i vari database implementano lo standard in modi, diciamo così, creativamente diversi. Spesso perché alcuni database hanno cominciato a implementare certe funzionalità prima che entrassero nello standard SQL e poi per ragioni di compatibilità col proprio storico e di voluta incompatibilità con i propri concorrenti decidono di continuare a implementarle in modo leggermente diverso rispetto allo standard. Quindi le query che scriveremo, e se dovessimo cambiare database dobbiamo un attimo rivederle, ma tutto il resto, come faccio a collegarmi, qual è il modo di codificare le query, qual è il modo con cui mi tornano indietro i risultati, questo invece è tutto, diciamo così, standardizzato e segue le regole del JDBC. Questo è un meccanismo che in alcuni, diciamo così, contesti di programmazione è così. No, è stata fatta questa scelta. Ad esempio, se prendete l'ambiente Microsoft in cui ci sono i driver JDBC e le classi ADO.NET, anche loro vi mascherano, no, la natura del database sottostante. Però invece in altri ambienti operativi così non è. Prendo ad esempio, visto che parliamo di applicazioni web, l'ambiente PHP, in PHP è ovvio che potete, se create un sito web in PHP anziché in JSP, è ovvio che potete collegarvi al database. Però andate a prendere la documentazione, vedete che se il database è MySQL, vi collegate al database usando queste 12 funzioni. MySQL Connect, MySQL Query, MySQL eccetera eccetera. Ecco, inizia tutto con MySQL. Se invece vi volete collegare un database Oracle, certo che si può da PHP, ci sono tutte le altre funzioni che si chiamano OCI
Oracle Connector Interface, underscore connect, underscore query, underscore, che sono simili, non identiche, però non c'è sempre un mapping 1-1 tra la funzione MySQL e quelle Oracle, idem, quelle Postgres e quelle degli altri database. Cioè hanno sottolibrerie diverse, ciascuna che si collega a un singolo database. E questo chiaramente, insomma così, crea una dipendenza molto forte tra il codice che scrivo e il tipo di server sul quale questo dovrà girare, e non ci piace molto. Infatti anche nel caso del PHP sono nate librerie che si sovrappongono, però ormai le tonnellate di codice già, diciamo così, che non usa queste librerie, che accede direttamente ai metodi, purtroppo esistono e bisogna farci i conti. In Java non succede questo, nel senso che ovviamente a qualche livello la funzione che verrà chiamata per collegarsi a un database MySQL è diversa rispetto alla funzione che verrà chiamata per collegarsi a un database Oracle, tanto per continuare con questo esempio. Ma queste funzioni sono invisibili al programmatore, cioè stanno dentro una classe che si chiama driver JDBC. Quindi chi fornisce un database, cioè colui che vi vende o vi fa scaricare il proprio database, vi fornisce non solo il DBMS che si installa come servizio, che vi mangia tutta la RAM e tutto il disco che potete mai immaginare di avere e di comprare nei prossimi anni, ma vi dà anche una piccola libreria, anzi una serie di piccole librerie, per permettervi di accedere in modo standard al loro database. Dico una serie di piccole librerie perché normalmente ce n'è uno per Java, uno per .NET, ce n'è uno per sistemi Unix, a seconda di... No? Nel nostro caso parliamo di Java. Quindi abbiamo qua sotto il server di database e questo server di database parla un protocollo specifico, ha un modo specifico di essere interrogato. Questo modo è conosciuto solamente dal cosiddetto driver JDBC, che è una classe che noi non vediamo mai e che viene fornita dal fornitore del database normalmente, che ha tutto l'interesse a far sì che il proprio database sia interrogabile da programmi scritti in Java. Noi non parliamo mai direttamente con questo driver, ma parliamo con uno strato superiore che si chiama driver manager, e poi più tardi impareremo a chiamarlo data source e non driver manager perché è un oggetto diverso con funzionalità più evolute, ma oggi parliamo col driver manager, che offre le interfacce, offre le API JDBC, quindi offre i metodi che noi chiameremo, e ribalta questi metodi sul driver vero e proprio. Quindi questo JDBC driver in realtà può avere caricati sotto diversi driver JDBC per parlare con diversi database. E poi attiva quello opportuno, quello giusto, a seconda del comando che diamo del database con cui vogliamo collegarci. Quindi noi, il programma Java parla solo col driver manager e con le classi generate dal driver manager. Il database parla solo col driver JDBC e poi ci pensa il driver manager a smistare le richieste verso il driver JDBC opportuno. Noi il driver JDBC non lo vediamo mai, tranne il fatto che dobbiamo mettere a disposizione, è un file jar, no? Una serie di classi, dobbiamo metterlo da qualche parte in cui il programma lo trovi, in cui Tomcat lo trovi nel nostro caso, perché tutto gira all'interno di Tomcat. E questo vediamo poi come si fa. Dopodiché i vari tipi di queste figure in realtà fanno vedere metodi alternativi di ottenere un driver JDBC. Per cui il driver JDBC potrebbe essere qualcosa che è scritto, ad esempio, completamente in Java, oppure per motivi di efficienza potrebbe avere una parte scritta in Java e una parte scritta in codice nativo, quindi in codice compilato, oppure appoggiarsi ad altri standard come ad esempio quello di JDBC oppure altro. Vabbè, sono modi diversi di ottenere lo stesso risultato, vuol dire che questi driver non sempre è così semplice, ho un driver che parla direttamente col database, a volte ho sistemi più complessi, ma il nostro percorso sarà questo qua all'estrema sinistra. Quindi abbiamo questi quattro livelli, la nostra applicazione, il driver manager, il driver vero e proprio. Quindi questo driver manager arriva insieme a Java, all'STK di Java. Il driver arriva insieme al database, però si mettono insieme.
saltiamo il discorso dei vari tipi di driver, perché poi erano alternative previste dallo standard JDBC, ma al giorno d'oggi è così, insomma, è maturo al punto di avere dei driver JDBC per qualunque database, quindi le altre alternative sono molto poco utilizzate. Allora, in pratica come si fa? In pratica ogni volta che devo accedere a un database devo sempre passare una trafila di questi sette passi, passaggi. Oggi cominceremo scrivendoli tutti uno in fila all'altro, in un unico file. Poi ci porremo la questione di dove è più giusto che sia ciascuno di questi passi e quindi li metteremo poi in classi diverse, ma per una volta almeno li vogliamo vedere tutti insieme in fila. Allora, in realtà il lavoro vero viene fatto solamente nel passo 5. Il passo 5 è il passo nel quale il database esegue la query che gli ho dato. Select asterisco from utenti. Insert utente, values, nome, cognome, eccetera, eccetera. Ho una query che lui deve eseguire, il suo lavoro è quello di eseguire query. Il mio lavoro è quello di fargli arrivare queste query. I passi precedenti al 5 servono, 1, 2, 3, 4, servono per far arrivare la query dalla mia applicazione al database. Ed essendo SQL, database relazionali, sistemi basati su connessioni, far arrivare una query è un'operazione in due passi. Prima apro una connessione e poi mando la query. Al contrario di HTTP, invece, in cui invece mando direttamente la richiesta, a un database non posso mandare una richiesta se prima non ho aperto una connessione. Questo deriva proprio dall'impostazione storica dei database, che erano pensati per un'architettura client-server in cui il client si collega e rimane collegato per delle ore, e durante queste ore, man mano che l'utente lavorava sul suo terminale, mandava query diverse. Quindi non è proprio tanto adatto al web. Questo creerà dei problemi, ma poi più avanti vedremo con i connection pool come risolverli. I passi invece successivi al 5 sono, soprattutto il passo 6, l'elaborazione del risultato della query. Se la query è un'interrogazione, una select, il fatto di eseguirla fornisce una tabella come risultato. Allora, questa tabella di solito mi serve se ho fatto eseguire la query. E quindi devo trovare il modo nel codice Java di accedere al contenuto di questa tabella. Sapendo che questa tabella, magari, se io faccio una query, questa tabella magari può avere 200 milioni di righe. Quindi accedere a questa tabella non vuol dire farsi un array in Java e leggerlo per righe e per colonne, no? Sarebbe troppo poco efficiente. Ci saranno dei metodi, li scopriremo, più interattivi. E poi, vabbè, chiudo la connessione. Quindi questi sono i vari passaggi. Quelli di contenuto sono il 5 e il 6. Tutti gli altri, quindi dall'1 al 4 più il 7, sono passi necessari, diciamo così, di protocollo, di infrastruttura. Allora, primo passo, vediamoli in ordine. Primo passo è far sì che la classe driver sia visibile al driver manager. Cioè il driver manager a un certo punto dirà: oh, mi serve il driver JDBC di Oracle. Allora, a quel punto, quando il driver manager dice questo, chiede a Java, chiede al class loader di Java: caricami questa classe. Il class loader di Java, quindi che risiede a livello dell'applicazione Java nel quale il driver manager è stato istanziato, il class loader di Java lo cerca all'interno delle librerie che sono definite per quella virtual machine Java. Quindi avrà un suo ordine di ricerca, il cosiddetto class path di Java, all'interno del quale cerca tutti i file jar, dove se c'è una classe che implementa la funzione JDBC driver per Oracle. Quindi il primo passo è fare in modo che questo file jar, il driver, sia trovabile nel contesto dell'applicazione che lo cerca, Tomcat. In realtà l'applicazione Java che parte è Tomcat, non è la JSP, non è il driver manager. Queste sono tutte classi che sono state istanziate a monte da Tomcat, che è la vera applicazione. Quindi dobbiamo mettere questo driver in un posto in cui Tomcat lo sappia trovare e dire a Tomcat di interagire col
class loader di Java per trovare questa classe. Vediamo poi il dettaglio qua. Allora, nello specifico, nel caso di MySQL che useremo noi, poi vi faccio vedere come, dove si installa, dove si scarica, è un file jar che si chiama in questo modo, MySQL connector java eccetera eccetera bin.jar. Questo è il file che voi volendo vi potete scaricare, noi non lo scaricheremo separatamente da quell'indirizzo perché scaricheremo un installer che fa tutto, che vi scarica questo e altro, però è disponibile lì, e va copiato in un posto in cui Tomcat lo cerchi, lo possa trovare. Quali sono i posti in cui Tomcat può trovare una classe? Sono tre. Il primo è, li può trovare nelle librerie installate a livello di Java Runtime Environment. Quindi se voi avete installato una versione di Java, dentro c'è, avete una JRE, che è Java Runtime Environment, che contiene la virtual machine Java vera e propria. Dentro c'è una cartella lib che contiene tutte le librerie predefinite di Java. Sotto lib c'è sempre una cartella che si chiama ext, che normalmente è vuota. E è pensata perché voi possiate salvare lì dentro degli altri jar, delle altre librerie. Tutte le librerie che mettete lì dentro, dentro quella cartella ext, che sta per extended, o extensions, sono automaticamente visibili a tutte le applicazioni Java che lancerete su quella macchina, perché fanno parte di quella virtual machine. È un po' invasivo, perché poi devi andare a salvarlo nella cartella di sistema del computer su cui gira la tua applicazione. Non sempre abbiamo i permessi per farlo, soprattutto se siamo su un server aziendale, di andare a toccare la virtual machine. Poi si aggiorna il sistema operativo, si aggiorna la versione di Java, allora devi andare a ricopiarlo anche nella cartella extra della nuova... Non è proprio l'ideale. Allora c'è un secondo punto che è le librerie di Java, di Tomcat, scusate. Anche Tomcat ha una, dove si è installato Tomcat, c'è una sottocartella lib nel quale possiamo mettere delle librerie aggiuntive. Che di nuovo ha lo stesso problema, nel senso che non è un'installazione a livello di sistema, è un'installazione a livello di applicazione, però soprattutto se abbiamo un'applicazione che deve poter essere spostata facilmente da un server a un altro, dobbiamo essere sicuri che sul server su cui sarà messa, all'interno delle librerie di Tomcat, sia stato caricato anche questo driver JDBC. Oppure potremmo metterlo direttamente all'interno, che è quello che faremo noi, potremmo metterlo direttamente all'interno dell'applicazione web. Sotto la cartella webinf c'è una sottocartella lib in cui possiamo mettere le librerie che vogliamo e vengono viste da Tomcat. Lo svantaggio ovviamente è che questo file di JDBC connector entra a far parte del progetto, viene salvato dentro il progetto, quindi ogni progetto web se lo copia, se lo porta dietro, se ne porta dietro una propria copia. Però, diciamo così, è la soluzione più semplice. Allora, dentro questo jar, che cosa c'è? Beh, ci sono tante classi, di cui l'unica che ci interessa nominare, perché le altre in realtà non le conosciamo neppure, si chiama così. JDBC.driver, ovviamente, perché è una classe driver nel package JDBC, com.mysql è quello fornito da MySQL. Quindi, quando cerchiamo di collegarci al database, cercheremo di istanziare questa classe e quando Tomcat cercherà di istanziare questa classe, la cercherà in uno di questi posti e speriamo che la trovi. Insisto su questo punto perché di solito quando uno comincia a fare un progetto, non dico una volta su due, ma quasi, c'è sempre qualche casino per cui Tomcat non riesce a trovare questa classe, o perché è stata copiata prima che Tomcat partisse e quindi non la rilegge, o perché è stata copiata nel posto sbagliato, oppure perché ci sono... aspettatevi pure un errore del tipo class not found e cerchiamo di capire poi come risolverlo, no? Cioè, è un po' fragile, diciamo così, da questo punto di vista, ma poi una volta che è messo a posto funziona. Però lì c'è l'interazione tra Eclipse, Tomcat e MySQL, e la virtual machine di Java, che a seconda poi delle versioni dell'una e dell'altra, a volte si comporta in modo leggermente diverso. Ma non è per spaventare nessuno, ma per dirvi, può darsi che ci sia
da analizzarlo caso per caso in laboratorio. Una cosa che secondo la documentazione non dovrebbe servire a niente, ma nella pratica, ma giusto mezz'ora fa, ho verificato che in realtà serve, almeno su uno dei due PC che ho io, invece il PC di Bonino non serviva, quindi, ma non fa male, è questa istruzione scritta in rosso. Istruzione scritta in rosso, che cosa fa? Dice, class è l'oggetto, anzi la classe, scritto con la maiuscola, che è il cosiddetto class loader di Java. Cioè l'oggetto che si preoccupa di caricare tutti gli altri oggetti. L'oggetto class. ForName significa vammi a cercare, a caricare la classe che si chiama in questo modo. Noi questo ForName, questo class.forName, lo usiamo sempre, senza accorgercene. Tutte le volte che facciamo new, quando facciamo new string, stiamo chiedendo all'oggetto class, dammi un oggetto che si chiama string. Quindi di solito lo usiamo sempre, ma senza accorgersene, perché in realtà lo fa il compilatore Java, quello di andare a chiedere al class loader di caricare un oggetto dicendogli come si chiama l'oggetto che vogliamo caricare. Il problema è, quindi il new di fatto fa questo. Il problema è che, come vediamo tra un secondo, quando parleremo del driver manager, noi non faremo mai esplicitamente new di questa classe JDBC.driver. Perché non vogliamo che nel nostro codice ci sia scritto il nome di una classe specifica di un database. Perché se no, se cambio database, devo ricompilare il codice, se c'è scritto new col nome di una classe. È vero che potrei dire com.mysql.jdbc.driver, domani cambio e scrivo com.ora col punto alt. Però devo andare a modificare il sorgente e rifare il deployment dell'applicazione, se fosse scritto new. In questo caso, con questo metodo forName, il nome della classe non è scritto nel codice, è scritto dentro una stringa. Vedete che ci sono le virgolette. Quindi nel codice non compare mai la classe. Nell'eseguibile, nel jar, non compare un riferimento a quella classe. Compare una stringa, ma questa stringa adesso qui è scritta qua direttamente nel testo. Ma normalmente la metteremo in un file di configurazione esterno, in cui sarà facile andare a modificare il metodo di collegamento al database senza dover minimamente toccare, neanche vedere il sorgente. Le versioni, dicevo, se andate a leggere la documentazione della versione Java 6 in avanti, vi dicono che questo non serve più perché lo fa lui da solo. Il class loader è abbastanza furbo, dicono loro, che prima di dare class not found exception prova lui a cercarlo per nome. Nella pratica, dico, mezz'ora fa a me non è funzionato, quindi non fa male farlo anche se il manuale dice che non servirebbe più. Invece questo punto new instance, che non solo carica la classe ma ne crea un oggetto, effettivamente non serve più. No, questo codice qui, dalla versione 5 se non sbaglio in avanti, questo punto new instance non serve. Se ci fosse versioni usate, se qualcuno usasse ancora versioni Java più vecchie, in realtà servirebbe, perché altrimenti la classe, il class loader era pigro e quindi non la caricava davvero fin tanto che non gli chiedevo di creare un'istanza. Ma ciò che rimane in rosso teniamolo buono, anche se c'è scritto che la Java Virtual Machine non lo richiede. Questo serve semplicemente per istruire il class loader dicendo guarda che c'è anche quella classe lì, ma non creiamo nessun oggetto perché non siamo noi a creare il drive. Dopodiché dobbiamo dire al driver manager a quale database collegarci, perché il driver manager è colui che ci gestirà la connessione. E lo facciamo con una sintassi particolare, no? Attraverso una stringa di connessione che codifica, in un certo modo, che tra un secondo vediamo, le quattro informazioni chiave per potermi collegare a un database. La prima è il tipo di database, se mi sto collegando a un database MySQL oppure Oracle. La seconda è su quale macchina gira il database a cui voglio collegarmi, su quale computer, con quale porta internet. Per noi sarà localhost, perché gira sulla nostra macchina. Quali sono le mie credenziali per potermi autenticare sul database? Nel caso semplice, username e password. Nei casi più complicati potrei dover fornire una chiave crittografica o un certificato digitale con cui vengo autenticato sul server. Questo dipende molto dal server.
alcuni server non implementano per nulla le, diciamo così, connessioni più complicate. E poi, da ultimo, visto che un DBMS può gestire contemporaneamente tanti database diversi, qual è il database all'interno del quale voglio lavorare? E presumendo ovviamente che io abbia l'accesso, quell'utente lì abbia i diritti di accesso a quel database che sto richiedendo. Quindi queste quattro cose servono tutte e quattro per poter aprire una connessione verso un database. Questi quattro parametri sono codificati, quattro informazioni, sono codificati in un formato che dipende dal tipo di database. Ciascun fornitore di driver, e quindi fornitore di database, sceglie come vuole chiamare i propri parametri. Nel nostro caso, nel caso di MySQL, le informazioni si codificano così. Creeremo una stringa fatta così. Al primo pezzo è fisso, JDBC due punti, deve essere. Poi dopo c'è il tipo, una stringa che identifica il tipo di database. Nel nostro caso sarà MySQL. Fossero altri database, qui c'è il nome del database. Questa stringa qui serve al driver manager per sapere quale classe driver istanziare. In realtà ciò che fa il driver manager è istanziare uno per uno tutte le classi driver che riesce a trovare e ciascuna chiedergli, senti, ma tu conosci MySQL? E diranno tutte no, tranne il driver MySQL vero e proprio. Quindi interroga uno per uno i vari driver chiedendogli, sei in grado di gestire questo? Quando dici di sì, lo tiene buono, gli altri li butta via. Questo lo fa solo la prima volta, no? Ciò che segue da qua in avanti, il driver manager non lo guarda più, ma lo passa direttamente al driver che ha dichiarato di essere in grado di gestire il dialetto MySQL. E quindi ciò che segue da qua, dal doppio slash in avanti, è specifico dei diversi database. Andate a prendere la documentazione di Oracle, sarà uguale fino a qua, JDBC 2. OC9 oppure OC10, seconda della versione, barra barra, e poi da lì in poi però il formato è diverso. Con MySQL è abbastanza semplice. Dopo il doppio slash metto il nome dell'host, nel nostro caso sarà localhost, slash il nome del database a cui voglio collegarmi, e poi eventualmente punto interrogativo, nome uguale valore, punto interrogativo e commerciale nome uguale valore e così via, c'è una serie di parametri codificati come se fosse una URL, hanno usato la sintassi delle URL. Nel nostro caso i parametri, quali sono questi parametri? Lo andate a vedere nella documentazione del server MySQL. Ma i due che noi useremo di sicuro sono un parametro che si chiama user, attraverso il quale dobbiamo fornire il nome utente con cui collegarci, e un parametro che si chiama password, attraverso cui forniremo chiaramente la password. Quindi, alla fine creeremo una stringa di questo genere, no? JDBC, MySQL, barra barra, localhost, slash, nome del database, punto interrogativo, user and password. Questa è una stringa che descrive come fare a collegarsi al database. A questo punto, finalmente facciamo la connessione. Fare la connessione significa chiedere al signor driver manager di fornirmi una nuova connessione, get connection, di tipo specificata dalla stringa di connessione che abbiamo appena visto. Quindi chiamo il metodo statico getConnection dell'oggetto driver manager e lui mi restituisce un oggetto di tipo connection. Connessione. Questo oggetto di tipo connection, se tutto va bene, è il riferimento al collegamento col database. Cioè, nel far questo, il driver manager ha fatto i due lavori, quello di prendere il driver, giusto, trovarlo, e chiedere al driver collegati al database. E il database avrà fatto la verifica delle password e di tutto quello che volete. Se tutto va bene, ritorna un oggetto di tipo connection. È la connessione che ho appena creato col database. Se qualcosa non va bene, vi sparo un'eccezione. Sia l'oggetto driver manager
che l'oggetto connection stanno in un package, così come tutti gli oggetti che vedremo, stanno sempre nel package java.sql. java.sql. Fate attenzione che gli oggetti che si chiamano connection, così come anche quelli che vedremo dopo, ce ne sono 12 diversi, in package diversi. Quindi con Eclipse state all'occhio, quando scegliete il package, di andare sempre a prendere java.sql. E ad esempio mai com.mysql, perché quelli sono gli oggetti di implementazione che noi non dovremo mai vedere nella nostra applicazione. No? La nostra applicazione non dovrà mai fare import com.mysql.qualcosa, perché altrimenti si va a far friggere tutta l'indipendenza rispetto al database. Ok, fatto questo, ecco, questo pattern qui, non so se l'avete già sentito parlare, cioè il modo di creare un oggetto in questo modo. Qui sto creando un oggetto connection, a me verrebbe a dire, ma per creare un oggetto connection faccio new connection e poi gli passo i parametri. Eh? Invece no. Io sto chiedendo a un altro oggetto di creare per me un oggetto di tipo connection. Questo pattern si chiama factory. No? Lo vedremo più volte. È una factory di connection. Driver Manager contiene una factory, una fabbrica, no? Di connection. Per cui ci pensa lui a decidere, a creare la classe, inizializzarla, passare i parametri e poi restituirmi la classe già bella che è fatta. E questo permette di fare una cosa, di far sì che connection, se andate a vedere la documentazione, non è in realtà una classe, è solo un'interfaccia. Il nome della classe non lo sappiamo. Il nome della classe vera che gestisce la connessione con un certo database è nascosta dentro il driver. E a me non interessa vederla. Allora, questo meccanismo della factory permette la creazione generalizzata di una classe che viene scelta tra una serie di alternative in funzione di una logica interna a chi la deve creare, ma che dal punto di vista di chi la riceve creata non deve sapere qual è la classe, ma solamente l'interfaccia che questa implementa. Quindi noi otterremo un oggetto, io ho detto un oggetto di tipo connection, non è vero. Un oggetto di un tipo sconosciuto che però implementa l'interfaccia connection, che è tutto ciò che ci serve. Poi noi, ai nostri scopi, diremo che è un oggetto connection, fa la connection, ha i metodi che servono. Ma nel mio codice non mi devo impegnare a fare, perché quando faccio new non posso fare new connection se connection è un'interfaccia, devo fare new di una classe. Ma perché non so qual è e non ho neanche la capacità di saperlo, non mi metto lì a fare 2000 casi particolari possibili, delego questa scelta a una factory, un metodo che si comporta come factory. Dentro lui avrà tutto il modo di capire qual è la classe giusta da chiamare, interagendo col driver. Lo useremo anche in altri contesti, questo meccanismo. Quando voglio avere la possibilità di creare oggetti diversi, ma che il chiamante non sia, diciamo così, coinvolto nella scelta di quale oggetto chiamare tra i vari possibili. Allora lo schermo con un oggetto che ha lo scopo unico di scegliere quale oggetto restituirmi. Ovviamente tutti questi oggetti tra cui scegliere devono avere la stessa interfaccia, in questo caso connection. È un modo un po' atipico di creare oggetti. Questo, se vogliamo, è il codice. DriverManager.getConnection, tra virgolette, è la stringa di connessione che abbiamo detto prima. Ovviamente tutta sta roba qua potrà sparare fuori delle eccezioni. In particolare c'è un'eccezione java.sql.sqlexception che viene generata da quasi tutti i metodi che hanno a che fare col database. Quindi quando scriveremo queste cose dentro il codice Java vedremo che Eclipse insiste sempre molto per avere un blocco try catch e in qualche modo venga gestita l'eccezione. Ma il codice vero e proprio è solamente questo. Se tutto va bene, nelle righe successive posso usare l'oggetto connection. Connection apre un tubo, apre un canale di comunicazione tra la mia applicazione e il database server. Un canale di comunicazione autenticato, cioè io ho già dato all'utente la password, quindi il database sa che cosa posso fare, che cosa mi concede di fare. E su questo canale posso inviare dei comandi. Comandi che corrispondono all'oggetto statement.
Allora, come prima cosa devo crearmi un oggetto statement e poi istruire questo oggetto statement su qual è la query SQL che voglio eseguire e fargliela eseguire. Quindi io ho una connessione, su questa connessione viaggiano degli statement avanti e indietro, e ogni statement è un oggetto diverso, che potrà fare query diverse, tutte sulla stessa connessione. Se io per creare una pagina ho bisogno di fare tante piccole interrogazioni, apro una connessione sola e su questa connessione mando tante interrogazioni, tanti statement. Lo statement viene creato di nuovo con lo stesso meccanismo, sempre con una factory. Questa volta la factory di statement ce l'ha la connection. Quindi l'oggetto connection mi permette di creare nuovi statement. Statement anche qua, se andate a vedere, è un'interfaccia, non è un oggetto. L'oggetto specifico sarà com.mysql.jdbc. Da qualche parte, non sappiamo come si chiama. E quindi usiamo sempre lo stesso meccanismo. Ho la connessione, e dico la connessione, senti cara connessione, dammi uno statement nuovo. E poiché lo statement viene dato da quella connessione, lo statement stesso sa a quale database appartiene, no? Con chi deve parlare. L'oggetto statement effettivamente è quello che ha i metodi per eseguire le query. Quindi finalmente siamo arrivati al punto 5. Abbiamo fatto tutta questa trafila, il driver manager che carica il driver, apre la connessione e mi dà l'oggetto connessione, poi la connessione crea l'oggetto statement, ok? Finalmente abbiamo l'oggetto statement che è un metodo esegui una query, execute query, che è quello, il punto a cui volevamo arrivare, che prende come parametro una stringa. Allora, quando io chiamo il metodo execute query su un oggetto di tipo statement, quella stringa lì viene presa e mandata al database, che nel nostro caso sarà sullo stesso computer, ma potrebbe, comunque dall'altro lato di quella connection potrebbe essere ovunque. Facciamo il caso semplice, quello in cui la query sia una query di interrogazione, quindi un'istruzione select, no? In SQL. In questo caso la select seleziona un risultato e in SQL il risultato è sempre sotto forma di tabella. Quindi il risultato dell'esecuzione di una query restituisce un oggetto che si chiama ResultSet, che rappresenta la tabella dei dati del risultato. Non è la tabella, non contiene la tabella, ma rappresenta la tabella. Vediamo poi tra un secondo come interrogarlo. Quindi gli mando una stringa che contiene una query, mi ritorna un result set, l'insieme dei risultati. Nel caso in cui non debba fare una select, ma debba fare un altro tipo di operazione, ci sono altri metodi, in particolare executeUpdate, che è un metodo per fare a livello di SQL delle istruzioni di tipo insert, oppure update, oppure delete. Le chiama tutte executeUpdate. Quindi a seconda che la nostra query sia insert, update, delete, useremo il metodo executeUpdate. Altrimenti, se è una select, useremo il metodo executeQuery. La differenza è che ovviamente questi tre metodi non restituiscono nessun risultato, no, non restituiscono una tabella dati, perché modificano i dati esistenti, e infatti questo metodo non ha un valore di ritorno di tipo resultSet, ma un valore semplice di ritorno intero, che mi dice quante righe sono state modificate. Quindi se faccio una insert mi aspetto che le righe modificate siano state una, perché ho aggiunto una o a seconda di che insert ho fatto, ma tendenzialmente aggiungo un dato, mi dice ho modificato una riga nella tabella. Però se facessi un update, magari update di tutti i campi della provincia di, adesso tra un po' scompariranno le province, dicono, no? Quindi tutti i campi della provincia di Biella e trasformali in provincia Vercelli, o come sarà quella nuova che non so. E allora ho un'unica istruzione di update che aggiornerà magari molti campi. Per altri tipi di istruzioni, perché SQL è un linguaggio molto ricco, usiamo un metodo più generale, execute, creazione tabella, alter table, drop, no? Create trigger, define view, insomma, tutte le menate SQL che potete immaginare, che non ricadono in questi quattro casi precedenti, si usa il metodo execute, che non restituisce nulla se non un booleano che poverino dice c'è tutto bene oppure errore, ma tanto c'è già l'eccezione che viene generata prima.
Noi il 90% dei casi useremo execute query, nel 10% execute update, perché il lavoro normale, l'applicazione web è quasi sempre di leggere dati per creare interfaccia. Quindi nella pratica scriveremo una query in SQL e poi la mettiamo, la memorizziamo dentro una stringa, poi passiamo questa stringa all'execute query. Mi restituisce questo result set. Allora, questo result set non è ancora, qui di nuovo vediamo una sorta di forma di factory, nel senso che questo oggetto result set non lo creo io, ma mi viene restituito già creato e inizializzato dallo statement. È tutta una catena di oggetti che ne creano altri. Questo result set è il riferimento locale alla tabella dei dati remota. Per come lavora un database relazionale, quando voi fate una query, soprattutto se è complicata, lui si fa il piano di esecuzione e decide come questa query viene eseguita. Poi non sempre la esegue subito, dipende dalla query, a volte si tiene pronto per eseguirla. Poi tu gli chiedi i dati. Lui ti dice, l'ho eseguita, ma non ti dà nulla ancora. Allora tu gli dici, allora dammi i dati. Allora nel momento in cui gli dai i dati, lui comincia a eseguirla un po' per volta. Pensate alle query che richiedono dei join, in cui devi incrociare una tabella, i campi di una tabella con i campi di un'altra. Lì ci sono tutti dei cicli, hanno i dati che devono lavorare, ricerca negli indici, che lui potrebbe fare tutto subito. Oppure potrebbe fare il minimo indispensabile per darti il primo dato, ma avere già tutto pronto per poter dare il secondo, il terzo e il quarto quando glielo chiedi. Cioè è un'iterazione che va avanti. Non ha senso che lui faccia l'iterazione tutta prima, tanto poi tu i dati glieli chiedi un po' per volta. Allora lui scopre i dati dal database man mano che tu glieli chiedi. Questo è ottimizzato per le query, diciamo così, grandi. Quindi il result set non ha ancora i risultati della query, ma è un oggetto che rappresenta, che ha la capacità di ottenere questi risultati della query un po' per volta. Immaginiamo che questo risultato sia una tabella gigante, che so, avrà 3 colonne, 5, 6, quante ne abbiamo chieste, ma un numero di righe, immaginiamocelo spropositato, no? Così è più facile. 1 milione di righe, 10.000 righe. Il modo con cui il nostro programma può interagire con questo risultato è attraverso una finestra, una piccola finestrella alta una riga, una sola riga. Quindi immaginate di avere tutta questa grossa tabella su cui avete una piccola finestra, un cursore, che si può spostare avanti e indietro. E in ogni momento potete accedere a tutte le colonne, ma solamente della riga sulla quale è posizionato il cursore. Quindi potenzialmente per leggere l'intera tabella dovreste prendere il cursore, metterlo sulla prima riga, leggere tutte le colonne. Poi spostare il cursore sulla seconda, leggere tutte le colonne. Spostare il cursore sulla terza, leggere tutte le colonne e così via fino in fondo. Allora, l'oggetto ResultSet gestisce queste due operazioni, questi due gruppi di operazioni. Spostare il cursore e leggere i valori. Ci sono due gruppi di metodi, un gruppo di 4-5 metodi per spostare il cursore all'inizio, alla fine, su di 1, giù di 1, alla posizione 100, quindi meccanismi di spostamento, e metodi di lettura. I metodi di lettura sono più semplici perché si chiamano tutti get e poi un nome che corrisponde al tipo di dato di quella colonna. Vediamolo in pratica. I metodi get: il cursore è su una certa riga, leggono, sono metodi di result set, questi, resultset.get string, legge una certa colonna e mi restituisce il valore di quella colonna sotto forma di string. Il metodo getInt restituirebbe il valore di quella colonna convertito come un tipo Java int. Ovviamente a monte il valore di quella colonna deve rappresentare un numero intero. Dimmi. Eccezione. Ti dà un'eccezione SQL. C'è una tabella che penso di avere qui,
che dice quali sono i tipi di conversione legali, corretti, no? Perché Java ha un suo insieme di tipi, SQL ha un suo insieme di tipi, in realtà poi ogni database ha i suoi, quindi qui si sono elencati quelli di MySQL, e il driver fa questo lavoro, no? Se io gli chiedo dammi un intero, quindi sarebbe un java.lang.integer, un getInt, la colonna deve essere di uno di quei tipi. Se io chiedo una stringa, in realtà la stringa può darmi qualunque cosa, qualunque dato può essere rappresentato come stringa, sui tipi più evoluti no. Se voglio una data, deve essere in uno di questi formati. In realtà la data la posso anche leggere come stringa, vedete che string compare ovunque, quindi qualunque sia il dato di partenza lo posso sempre leggere come stringa, ovviamente. Se invece lo voglio leggere come dato vero e proprio, come oggetto vero e proprio, deve essere compatibile. Purtroppo questo non lo sa nessuno, fino al momento in cui vedo il dato davvero. Perché purtroppo l'SQL è un linguaggio senza tipo. Quando voi create una tabella dichiarate il tipo delle colonne. Però quando voi fate una query, scrivete la query, nella sintassi della query non c'è nulla che dica qual è il tipo delle colonne. Lo scopre il DB, quando va a vedere quel nome di colonna, che cosa c'ha come tabella sottostante. E a volte i nomi delle colonne sono campi calcolati, quindi non è... Java non può sapere a priori quali sono i tipi dei dati che gli arrivano. E quindi fa la conversione all'ultimo momento, cioè quando gli chiedo il dato. E quindi gli chiedo questo dato, che deve essere compatibile secondo quella tabella, ma quella tabellina che vi ho fatto vedere vale per MySQL, poi un altro database avrà tabelle di compatibilità diverse. Ti chiede un certo dato di una certa colonna. Qual è la colonna? Come faccio a specificarti la colonna? Lo posso fare in due modi. O dandoti il numero della colonna, e caso quasi unico, le colonne qua sono numerate a partire da 1 e non da 0, quindi le colonne sono 1, 2, 3, 4, non 0, 1, 2, 3, quindi ci si sbaglia sempre. Oppure ti do il nome della colonna. In questo caso avevamo una query in cui le colonne si chiamavano col1, col2, col3, con poca fantasia, e quindi posso passarti la stringa col1 oppure la stringa col2. Oppure potrei dire 1, 2, 3 per indicare l'ordine della colonna. L'ordine è sempre un po' pericoloso, perché se io faccio, non so, un select asterisco, ho tutte le colonne, ma in che ordine mi saltano fuori? Mi saltano fuori nell'ordine in cui è stata definita la tabella. Però se uno poi fa un database, lo fa un restore, scambia l'ordine delle colonne, l'applicazione poi, quindi smette di funzionare correttamente. Quindi io ritengo che sia sempre più robusto usare il nome della colonna. Questo funziona sempre tranne per i nomi, scusate, per le colonne calcolate. A volte avete una colonna che non corrisponde a una colonna della tabella, ma la somma di due valori, un max, un min, cioè un valore calcolato. E allora dovete indovinare qual è il nome che il database dà a quella colonna lì, oppure usare l'operatore SQL as, select sum di stipendio as SS, questo operatore as che scrivete nella select cambia il nome alla colonna. Alcune versioni vecchie del driver JDBC non capivano questo as e quindi non ti permettevano di leggere per nome rinominato in una colonna di questo genere, e quindi alla fine ci si ricorreva in alcuni casi a gioco forte a usare l'indice. Quindi ci sono anche qua dei punti di fragilità, diciamo, non chiamerei dei problemi, ma sono dei punti in cui bisogna stare attenti, no? E questi sono gli unici metodi per leggere un dato: get qualche cosa dandoti la colonna. Poi quale dato leggo? Lo definisco posizionando il cursore. Allora, il metodo più importante per spostare il cursore è quello che lo sposta in avanti, e si chiama next. Il metodo next prende il cursore dalla posizione attuale e lo sposta in avanti di una riga. Dopodiché mi istituisce vero o falso a seconda che la riga su cui ho cercato di spostarlo esista ancora oppure no. Vedete, ritorna un valore booleano. Questo cursore è un po' stravagante perché la posizione iniziale del cursore, quindi la prima posizione appena avete fatto la query,
non è sulla prima riga, ma è sulla riga precedente la prima. Voi dite, ma non c'è? No, non c'è, infatti. Però immaginiamocelo, no? Virtualmente, la tabella dei dati, il cursore non è sulla prima riga dei dati, ma è sullo spazio bianco prima. Quindi prima di poter leggere il primo dato, devo chiamare next e mi posiziona sulla prima riga. Poi leggo il primo dato, richiamo next, mi posiziona sulla seconda. E ogni volta il metodo next mi restituisce true, dicendo sì, l'ho trovata la prossima riga. Quando ho letto l'ultima riga, chiamo ancora next, il cursore si sposta sulla riga dopo l'ultima, che non esiste, e ritorna falso. Voi dite, ma perché? Perché quando faccio una query, a priori non posso sapere se avrà dei dati. Noi ci immaginiamo una tabella con 10.000 righe, ma magari questa tabella di righe ne ha zero. Allora, se noi avessimo detto che il cursore viene posizionato sulla prima riga del risultato, e nel caso in cui nel primo risultato non ha neanche una riga, non avremmo saputo cosa fare. Allora, chi ha pensato a questo cursore l'ha pensato, io lo posiziono nella riga prima della prima. Se poi la tabella ha un risultato, avrò, diciamo, tre posizioni. Prima della prima, la prima è unica, dopo l'ultima. Se la mia tabella ha 5 righe vere, il cursore potrà stare prima della prima, sulla seconda, sulla terza, sulla quarta, sulla quinta, dopo la quinta. Chiaramente le due posizioni estreme sono posizioni virtuali, non corrispondono a dati veri, quindi non provate a chiamare get in quelle posizioni. Ma le altre corrispondono al vero. Nel caso in cui la tabella abbia zero elementi, il cursore avrà la posizione prima della prima e la posizione dopo l'ultima. Però è sempre legale chiamare next. Anzi, è sempre obbligatorio chiamare next prima di leggere i dati. Quindi è un po' antintuitivo all'inizio, ma nella pratica vedrete che poi come codice si semplifica abbastanza. Dopodiché c'è una serie di altri metodi, sempre relativi alla posizione del cursore. Questi sono dei metodi di interrogazione che chiedono, ma senti cursore, tu sei sulla prima riga o sei sull'ultima? O sei prima della prima o dopo l'ultima? Sì, no, per sapere. Oppure ci sono i metodi di spostamento. Vai prima della prima, vai, cioè rimettiti a capo, no? Vai dopo l'ultima, vai al primo, vai all'ultimo. Allora, mentre questi primi due sono void, perché riescono sempre, perché sono posizioni immaginarie, gli altri sono tutti boolean, perché non è detto che riescano, non è detto che la riga first esista. Esiste se c'è almeno un risultato, ma magari non ce n'è neanche uno. Idem per last. Absolute e relative, absolute dice vai alla riga 10 e lui va alla decima. Relative, se dico 10, lui va 10 righe più avanti, o meno 10, 10 righe più indietro, sempre che esistano ancora. Quando si dice vai alla riga 10, sì? La prima è la prima vera, quindi la prima è la 1, la prima vera. E poi la 2, la 3, la 4, la 10. In realtà non si usa quasi mai questo per un semplice motivo, perché non c'è modo di sapere quante righe ci sono in un risultato. Non c'è il metodo, mentre magari in PHP invece c'è, no? Che ti dice, data un'interrogazione, prima di ottenere il risultato dimmi quante righe hai. Non c'è, ma non, per un senso di cortesia nei confronti del database. Perché il database ti dia il numero esatto di risultati, di righe, deve averli calcolati tutti. Perché in generale non c'è modo di saperlo prima di fare tutte le join, tutti i filtri, e tutti i group by, eccetera. No? Allora, poiché qui è stato pensato per fare cose anche in modo incrementale, tu non saprai mai quante righe ci sono in totale finché non sei arrivato all'ultima. Quindi è difficile dire vai alla 10 quando non sai se c'è. Per questo ci sono abbastanza poco. Tranne alcuni casi particolari in cui magari lo sai già prima. Quindi normalmente il pattern che abbiamo, qui lo volgarizzo, è una cosa di questo genere. Appena fatto la query, relset.next, dentro un ciclo while. Ma cosa succede? Che io appena arrivo qua il cursore è before first, no? Prima della prima riga. Questo while, nella condizione, chiama il metodo next, e quindi come conseguenza quello di portarsi sulla prima riga, supponiamo che ci sia. Se c'è questa prima riga, ritorna true e quindi entro nel corpo del while.
Allora con i miei metodi getString posso andare a pescare, no, i valori delle colonne corrispondenti alla prima riga. Poi torno su, richiamo il metodo next, passo sulla seconda riga, se c'è, rientro nel ciclo while e elaboro i dati della seconda riga. Così via fino all'ultima, dopo l'ultima riga, quando tornerò su nel while a richiamare il metodo next, questo mi porterà alla riga after last, dopo l'ultimo, restituendo un valore false, e quindi il ciclo, il corpo del ciclo while non viene più eseguito. Quindi questa stranezza del partire prima dell'inizio, alla fine ci torna molto comoda, perché significa che a livello di codice tutta la gestione di questo insieme, che può avere pochi elementi, tanti e tantissimi, è semplicemente un while RelateSet.next. Nel caso, ma è quasi sempre quello, in cui vogliamo vederli tutti, vogliamo leggerli tutti. Se invece anziché leggere tutti volessimo leggere solamente un sottoinsieme, vabbè, basterà limitare quel ciclo while con un contatore. Questo, se vogliamo, è la versione minima che ci serve. Su ogni riga leggiamo i dati. In questo caso, cosa fa questo? Semplicemente stampa i dati nella pagina HTML. Se volessimo solamente visualizzarli, se dovessimo fare qualche elaborazione, vabbè, questi getString li memorizzo da qualche parte e decido che cosa farne. Poi alla fine dobbiamo ricordarci sempre di chiudere la connessione. Allora, fin qua, quando siamo arrivati al result set, stiamo leggendo i valori che sono stati calcolati dal database, uno per uno. Non ci è dato di sapere se questa tabella viene trasferita in blocco dal server database al nostro programma in Java, se viene eseguita un po' per volta, come si mettono d'accordo, non ci interessa. Non lo vogliamo e non lo possiamo sapere. Noi sappiamo che a un certo punto abbiamo finito di leggere. Quando abbiamo finito di usare un result set, possiamo, volendo liberare l'oggetto. Adesso qui non ho scritto, ma c'è un metodo close sull'oggetto result set, quindi resultset.close, non mi serve più il risultato di questa query, ma posso, se voglio, se mi serve, fare altre query, quindi creare altri statement, non è resultset.close, è statement.close, ho sbagliato, scusate, posso creare altri statement mandando altre query sempre sulla stessa connessione. Quando poi ho finito, posso chiudere la connessione. Allora, perché devo chiudere queste cose? Java non ci ha abituato a questo modo di fare. Quando noi creiamo degli oggetti in Java, questi vengono creati e poi si distruggono da soli. Noi sappiamo che quando arriviamo alla graffa chiusa, l'oggetto non è più visibile e poi di tanto in tanto passa il garbage collector a buttare via gli oggetti che non sono più raggiungibili, non sono più utilizzati. E libera la memoria quando gli serve, non va a distruggere, non c'è mai la distruzione esplicita dell'oggetto. Questo perché normalmente un oggetto morto occupa solo memoria e nient'altro, non occupa risorse, non pesa, non costa. Memoria che è facile poi da costamente, è più efficiente liberare la memoria fatta di oggetti morti quando serve, una volta tutti insieme, piuttosto che ogni volta che un oggetto muore andare a togliere la memoria, no? Proprio come efficienza, no? Come tempo di calcolo. Però qui noi abbiamo degli oggetti che si chiamano connection e statement, che sono delle rappresentazioni locali di dati che stanno altrove, di dati che stanno nel server di database. Allora, chi glielo dice a quel server di database che la quantità di memoria, le strutture dati, gli indici, le join che ha fatto, non mi servono più? Lui lo può scoprire solamente quando a livello di rete, no, di socket, viene chiusa la connessione. Però per chiudere la connessione è un'azione esplicita che deve fare l'oggetto connection. Il TCP/IP è un protocollo in cui se io ho aperto una connessione e non ci parlo nulla, perché da questo lato sono morto, la connessione rimane viva. E il database dall'altra parte pensa che io sia ancora collegato. E quindi tutti i risultati delle query che ti ho chiesto li mantiene in memoria. Cioè, mantenere la connessione attiva è un'operazione che costa al database. Ogni database ha un numero massimo di connessioni contemporanee, che possono essere attive contemporaneamente, aperte contemporaneamente, e ogni connessione costa memoria.
sul server database, per quello ci mette dei limiti. Allora, è buona norma che noi quando abbiamo finito di usare una risorsa remota sul database, diciamo database non mi serve più, liberala pure. Se non lo facessimo, queste risorse verrebbero liberate solamente, diciamo così, al timeout della connessione, che può essere 10-20 minuti dopo, dipende da come è impostato il database, che se non vede più nulla ti dà per morto. Però se il database ha un limite magari massimo di 100 connessioni contemporanee, e fate in fretta a saturarle se non le chiudete mai, perché ogni pagina web magari apre una connessione, navigate un pochino, in 2-3 utenti, 100 pagine significa 100 qui, 100 connessioni aperte, mai chiuse. A questo punto il database smette di rispondere, perché quando provate a fare una connect lui ti dice il numero massimo di connessioni raggiunto. E quanti utenti avrò? No, nessuno, semplicemente non hai chiuso le connessioni precedenti. Quindi è importante ricordarsi di liberare sempre almeno la connessione alla fine della pagina, in modo che poi il database dall'altra parte possa liberare le risorse e rendere disponibili per un'altra pagina che rifarà quelle query. Se la pagina è praticamente complessa, sarebbe anche buona norma liberare gli statement quando ho finito. In realtà gli statement vengono liberati automaticamente quando chiudo la connessione, quindi nella maggior parte delle pagine dove faccio uno statement e poi chiudo, diciamo così, vale poco chiudere un attimo prima lo statement e un attimo dopo la connessione. Chiudo la connessione che si porta dietro, così nel suo suicidio, anche tutti gli statement che sono aperti su quella connessione lì. Però la connessione invece è importante chiuderla, se no vi accorgete che dopo un po' che lavorate col sito il database, no, per 10 minuti non risponde più, perché nel frattempo devono morire le varie connessioni che avevi aperto. E questo è un altro errore frequente. Che è il passo 7, è l'ultimo ma non bisogna dimenticarlo, quindi il mio suggerimento è scriviamolo per primo, questa istruzione qua. No? Così appena hai fatto get connection, subito dopo scriviamo close, così non lo dimentichiamo, e poi scriviamo tutto il resto in mezzo. Allora, tutta questa lunga chiacchierata per dire che praticamente abbiamo una serie di blocchi di codice relativamente standard. Apro la connessione, lancio la query, elaboro i risultati e poi chiudo la connessione. Questi sono i macro passi che dovremmo fare sempre, sempre, ad ogni query, ad ogni pagina che deve accedere al database. Quindi quello che possiamo provare a fare per la prima volta è costruire una prima pagina GSP che prenda dei dati da una tabella di un database e ce le visualizzi. È più facile fare la visualizzazione che l'inserimento, anche se noi nell'esercizio della settimana scorsa abbiamo fatto caricamento di dati, inserimento di dati nel for. Ci arriveremo, ma è più facile anche perché è visibile, no? A livello di debugging, vedere una select e un'interrogazione. Quindi proviamo a mettere in pratica questi vari passaggi. Tanto per mettervi eventualmente in grado di provarli, vi dico solo cosa ci serve operativamente. No? Operativamente noi usiamo, oltre a quello che già abbiamo, no? Quindi il nostro caro Eclipse, il nostro caro Tomcat, ci dobbiamo procurare un database, diciamo l'accesso a un database. Beh, visto che l'accesso a un database non è così facile da avere, ce ne installiamo uno localmente. E usiamo MySQL, scaricabile liberamente da www.mysql.com. Fate attenzione che MySQL.com è la parte commerciale, quindi cercano di vendervelo, vendervi il MySQL Enterprise Edition, provalo, compralo, eccetera, eccetera. Mentre invece noi andiamo in questa parte qua, dove GA sta per Generally Available, disponibile in generale a tutti, che è la versione open source. MySQL è fatto di varie parti. Quello che interessa a noi è il cosiddetto community server, che è l'unico open source. Gli altri, Enterprise Edition, Cluster, eccetera, sono invece prodotti a pagamento. Il vero database è questo, MySQL Community Server, versione 5.0.
questo caso adesso, se la scaricate oggi, è la 5.5.28. Ma anche altre versioni vanno bene, non formalizziamoci. E questo è il database vero e proprio. Una cosa che voi installate, quando avete finito di installarlo non vedete niente. Perché avete installato un server che non ha interfaccia, non ha nulla. Per poterlo usare, questo database, dovete avere altre due cose in più. Una è quello che si chiama MySQL Workbench, GUI Tool. È, come dice il nome, un GUI, un'interfaccia grafica, che ci permette di interfacciarsi col database, creare le tabelle, fare le query, fare le prove, gestire un'interfaccia simile a quella di Access, per dire, no? Qui crea le tabelle, poi vedere i dati, modificarli, amministrare il database, eccetera. Questo per lavorarci interattivamente. Poi per lavorarci da programma hai bisogno dei cosiddetti connettori. Connettori sono modi per collegarti al database da parte di altri programmi. Vedete che qua ce ne sono diversi, a seconda se ti vuoi collegare in C, se il tuo linguaggio è C, C++, Python, .NET, Windows in generale, o PHP, oppure Java. Quindi il nostro famoso com.mysql.jdbc.driver sta qua dentro. Quindi gli ingredienti che ci servono sono, per lavorare sono, community server, cioè il database vero e proprio, il connector J, che userà Tomcat per collegarsi al database, e poi sulla macchina di sviluppo il workbench per poterci lavorare. Poi per poter invece gestire il sito il workbench non serve, una volta che il sito è partito, ma per noi sì. 1, 2, 3. In realtà, allora, dipende da che macchina avete. Su Mac dovete scaricarli separatamente e installarli a parte. Alcuni, mi pare che il server sia anche accessibile attraverso repository di sistema, sicuramente su sistemi Linux lo è, quindi non dovete necessariamente scaricarlo, magari ve lo trovate già pacchettizzato. Nel caso invece di Windows esiste il MySQL Installer, che è un file unico che scaricate e lui vi installa tutti i vari pezzettini. Quindi scaricate solo questo e lui ci pensa a tutto dentro, praticamente. Quindi, se su Windows la cosa più comoda è scaricare questo MySQL Installer, che fa tutto lui, se invece siete su altri sistemi operativi, prima guardate se nei sistemi di pacchettizzazione che avete c'è già, e se no vi scaricate il Community Server, il Workbench, che è questo, vedete che c'è per tutte le varie piattaforme, e il connector J, che anch'esso è per tutte le piattaforme, perché in realtà essendo scritto in Java va bene per tutti, no? Questo è il famoso JDBC scritto nativamente in Java. Questi sono gli ingredienti che dobbiamo avere, diciamo così, scaricato e installato sulla nostra macchina per poter lavorare. Allora, io a questo punto farei un po' di intervallo, così se volete recuperare il tempo per installare le cose, dopodiché proviamo a fare un primo progettino usando questo.